individuato nell'area, diciamo, marketing, web marketing, fino anche all'e-commerce, tutto quello che attiene, se vuoi, un po' queste modalità di interazione nuove, no, offerte alla rete, è un'area di fortissimo interesse da parte delle mie imprese. L'Italia è fatta di piccole e medie imprese servite da piccoli e medi operatori. Cioè, il problema dell'Italia e dei grandi vendor è che in realtà per arrivare alle piccole e medie imprese, cioè io attraverso il canale, sono spesso la funzione IT è addirittura esternalizzata, no? Per cui ho visto questo mondo dei nostri relatori indipendenti, di cui fai parte anche tu, no? Spesso hanno anche un'attività, hanno service, cioè danno consulenze e formazione piuttosto che servizi, no? Allora l'idea era creare un'area in cui, al di là dei contenuti sulla falsariga di quanto abbiamo fatto sugli eventi locali, ci sono anche attorno una serie selezionata di operatori che sono in grado di erogare il servizio, perché non c'è niente di peggio che far assaggiare all'imprenditore uno strumento nuovo, una logica nuova, cioè dargli elementi di comprensione senza poi dare la possibilità di prendersi un metodo di vita con cui implementare quell'innovazione in azienda, no? Allora l'idea di Smau è conoscenza da un lato e poi anche incontro commerciale, cioè possibilità di portare quella conoscenza dentro l'azienda, no? Fino ad oggi l'arena web marketing trend, quindi anche la parte e-commerce, era legata solo alla conoscenza. Vorrei implementare con Milano anche questa dimensione tra virgolette commerciale, una serie di mini stand attorno più un'area, chiamiamola stile Genius Bar, vedremo com'è, di Welcome Coffee, così in cui i relatori o i partecipanti possono intrattenersi con diciamo i visitatori che arrivano, no? Magari gli diamo anche una dimensione, pensavo a un badge speciale, perché sai, queste sono comunque tutte realtà, tipo la tua, che si rendono disponibili a non raccontare solo il prodotto, ma dare anche un minimo di informazione, perché sono qualcosa come 40.000 visitatori, 4.000 utenti appartenenti alla line of business e marketing. E quindi io dico, cioè, è il posto giusto in cui cominciare a fare divulgazione, raccontare operazioni.